vacanza. Ho deciso un po' di spiegarvi quello che può accadere appunto nei primi 3 mesi di gravidanza. Come al solito vi premetto che questa è la mia esperienza personale, però può essere di aiuto a qualcuna di voi, o comunque posso darvi qualche informazione, qualche notizia. In questo video non c'entra assolutamente nulla, ma visto che io mi dimentico sempre, credetemi, di mostrarvi la pancia e voi me l'avete chiesto mille volte, è arrivato finalmente il momento, anche perché fra un po' non ci sarà più la pancia e quindi cosa vi faccio vedere? Però seguitemi su Instagram, perché lì da quando ho iniziato il mio percorso vi ho mostrato tutta l'evoluzione della pancia dal terzo mese fino alla fine praticamente. Quindi seguitemi lì, perché lì mi ricordo di fare la foto al pancione. Qua quando faccio i video proprio mi passa di mente, anche quando faccio i video inerenti, ma non mi ricordo, scusate, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine ma ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, qui da davanti, il mio melone, il mio anguri, altro che melone, è così di profilo, spero si veda, perché veramente io mi sto vedendo al contrario. Comunque questo è il pancione e presto vedrete anche il suo contenuto. Che simpaticona, voilà, miracolo dei miracoli, ce l'abbiamo finalmente fatta. Comunque una volta che partorirò, poi ho deciso di fare un video su tutta l'evoluzione prendendo le foto da Instagram, perché so che tante di voi non ce l'hanno, quindi almeno così vedete il percorso intero. Quando decisi di rimanere incinta, ho subito smesso di prendere la pillola, perché io prendevo appunto la pillola per sia questioni ormonali sia anche per appunto proteggermi da eventuali gravidanze inaspettate. Una volta sospesa ho aspettato circa 2 mesetti se non sbaglio, per poi farmi prescrivere dalla mia dottoressa tutte le analisi che dovevano essere fatte prima di appunto rimanere incinta, che comprendevano sia analisi per me che per il papà. Essendo analisi precise e quindi mirate alla gravidanza, a vedere se era tutto ok, non c'era bisogno di ticket, quindi erano completamente gratuite e ce n'erano veramente tantissime. Io mi ricordo le provette, ho sempre odiato le analisi del sangue, però sapevo benissimo che poi una volta rimasta incinta avrei dovuto fare quasi ogni mese appunto queste benedette analisi. Quindi ci hanno controllato l'HIV, le malattie genetiche, quelle ereditarie, il gruppo sanguigno, eccetera eccetera. Abbiamo fatto tipo 8-9 botticini, adesso non ricordo, ho rimosso, però ricordo soltanto che avevo tante fialette da riempire. Ricevuti poi gli esiti, che erano ok, tutto a posto, abbiamo seriamente cercato di rimanere incinti, e come vi ho già spiegato tante volte siamo stati super fortunati, perché al primo tentativo, voilà, ce l'abbiamo fatta. Visto appunto che per noi non sarebbe stata una notizia così presa all'improvviso, il primo mese che mi doveva venire il ciclo ho fatto i miei controlli e ho aspettato il mio ritardo di una settimana per non esultare troppo, proprio perché avevo una voglia matta di rimanere incinta. Mi sono accorta di avere delle macchioline un po' strane, un po' diverse dal solito color rosso del ciclo. Erano un po' più tendenti al marroncino, lo so, fa un po' schifo, però come ben sapete io vi racconto la nuda e cruda verità. Non sapevo ben riconoscere se era un inizio di ciclo o qualcos'altro. Poi man mano che passavano i giorni, queste perdite c'erano, non c'erano,
erano un po' ballerine e da lì ho capito che potevano essere, perché viaggiavo ancora un po' con l'intuizione, le perdite da impianto, che ho letto non tutte hanno, quindi lì dipende un po' dai vostri ormoni, dal vostro organismo. Così nel dubbio generale ho deciso dopo qualche giorno di fare il test in casa, quindi sono andata in farmacia e ho comprato il classico tamponcino. Come vi ho già raccontato in uno dei primi video sull'argomento gravidanza, vi lascio qua nel pallino direttamente la playlist, andate a scorrere tutti i video che ho fatto inerenti a questo meraviglioso argomento. Una mattina io e Giampi ci siamo messi lì, abbiamo fatto il test e le lineette rosse erano due, quindi eravamo incinti. Io da lì ho avuto la mia reazione super felicissima, anche il papà ovviamente, e poi lui è dovuto andare a lavorare perché l'ho fatto in un mattino di settimana qualsiasi, non è che ho aspettato il weekend, ma ero talmente curiosa di sapere se c'era qualcosina in me oppure no, e allora ho detto ma sì, facciamolo. Era un giovedì, non ho aspettato fino al sabato per farlo. Io quel mattino ero a casa perché andavo a lavorare il pomeriggio, così sono andata poi subito dalla mia dottoressa, le ho fatto vedere il test, le ho spiegato le mie perdite da impianto e lei da lì era anche contentissima, perché comunque abbiamo un rapporto non troppo formale, perché lei praticamente è la mamma di un mio ex compagno di scuola, quindi c'è un minimo di conoscenza, non solo conoscenza paziente dottore, ma un po' di più diciamo. E da lì mi ha detto di passare direttamente al consultorio, così mi sono fiondata appunto al consultorio e ho spiegato di nuovo tutto. Mi è stato detto che questi test che si fanno in casa ormai sono al 99,9% giusti, non sbagliano. Mi ha chiesto se comunque volevo fare lo stesso, le analisi specifiche in ospedale, però visto che mi ha dato quasi la certezza ho detto lasciamo perdere, e allora da lì mi ha dato subito l'agenda della mamma, che sarebbe, per quanto riguarda la mia regione, quindi regione Piemonte, un raccoglitore proprio grande, come se fosse un raccoglitore da andare a scuola, con all'interno oltre la spiegazione di come funziona tutta la gravidanza mese per mese, le varie cure che si devono fare, le varie informazioni riguardanti alcune malattie, alcune patologie, ci sono tutte le impegnative riguardanti i 9 mesi, quindi poi con quelle impegnative si andava direttamente a fare le analisi, i controlli e oltre a non pagarsi ovviamente il ticket perché siamo esenti, erano proprio facili e immediate. Passati circa 2 giorni da queste mie visite, sono andata a farmi vedere dalla ginecologa e da lì praticamente abbiamo subito fatto la prima ecografia. Sono andata con Giampi ovviamente, perché qualsiasi cosa abbia fatto da quel momento fino ad oggi mi sono sempre portata dietro lui, perché a parte che lui aveva piacere a venire, ma anche perché è bello condividere insieme questo piccolo miracolo che man mano che passa il tempo vedi evolversi, quindi è bellissimo. Se potete andate a fare le ecografie, i controlli insieme al papà, perché è molto molto emozionante. Poi è bello anche vedere lui che si emoziona, io amo vedere lui che ha la lacrimuccia, che fa la faccetta tutta soddisfatta, perché non è una persona che si esprime tanto su queste cose, quindi mi ha fatto molto piacere, ecco. È stata un'emozione che non vi so descrivere, perché fare la prima ecografia è sempre così, penso, poi non lo so, per me è stato stranissimo, strano, bello, tante emozioni messe insieme, e siamo stati fortunati perché si è subito visto il battito. Non sempre alla prima ecografia che si fa si vede il battito, proprio perché non si sa in che settimana, in che periodo siamo. Io ero già quasi a un mesettino
E appunto anche la dottoressa si è stupita che si vedeva questo battito, quindi non si vedeva niente se non una cosa microscopica che faceva questo movimento proprio velocissimo. Vedere quel cuoricino battere, sentire proprio dalla dottoressa le parole "ecco il battito, questo è il battito", lacrimoni, io mi sono girata verso Giampi e anche lui, e bello, scusate se continuo a dire bello, emozionante, wow, però quando vuoi così tanto un bimbo e poi vedi che c'è, non ci sono parole. Essendo comunque all'inizio, non è che si potesse capire bene bene in che settimana si fosse, anche perché ci sono due tipi di calcoli che non ho ancora capito adesso e ormai siamo alla fine, però alcuni calcolano dall'inizio dell'ultimo ciclo, altri invece verso due settimane dopo, credo. Non lo so, è molto complicata questa cosa delle settimane, almeno per quanto riguarda il mio percorso, perché so che tante hanno abbastanza la certezza di una scadenza. Io invece traballavo tra due che si distanziavano circa di una settimana. Però vabbè, si sa che loro ti danno una previsione, una data presunta del parto che poi può essere quella, ma può anche essere una settimana prima, una settimana dopo, può essere prematuro, può essere qualsiasi cosa. Loro ti danno un'idea e io infatti ho sempre vagato su questa data finale, perché non si sa quando vorrà, uscirà, e noi saremo prontissimi ad accoglierla a braccia super aperte. Sembra strano, però dopo qualche giorno da questa visita ho avuto i primi sentori, nel senso che iniziavo a percepire un po' di fastidio interno, ma non so definirla se proprio una nausea, perché fino al primo mesettino non è che ho avuto chissà che nausee, chissà che rigetti, ma avevo un po' di fastidio nella zona stomaco, pancia, non si capiva, prima di mangiare, questo sempre prima di mangiare, sia che fosse il pranzo o la cena. Io prima avevo questo fastidio, ma non mi davano fastidio gli odori, non mi dava fastidio un determinato cibo, un qualcosa in particolare, no, avevo un fastidio mio. Poi sì, verso il secondo mese ho avuto al massimo due o tre rigetti, ma proprio nulli, anche perché io facevo colazione, ma rigettavo praticamente liquido, neanche quello che avevo mangiato, quindi una roba un po' strana. Di solito le nausee sono presenti in questo primo trimestre. Io quel poco che ho avuto infatti l'ho avuto in questo periodo, e sembra anche qua strano, ma una volta finito il primo trimestre tutto sparito, tutto tornato alla normalità, fastidi zero, boh, cioè ho proprio un orologio interno, mi sa, in me, perché è una cosa troppo precisa, boh, vabbè. Nonostante il pochissimo vomito che ho avuto, sono dimagrita di 2 kg, già non ero grassa, quindi già ero magra, però magari un po' questo fastidio, un po' questo stress, questa cosa che il mio corpo iniziava a cambiare, avrà inciso sulla perdita di peso, perché non ho mai avuto problemi nel mangiare, ho sempre mangiato e continuato a mangiare tutto quello che prendevo prima, quindi non è che dici hai mangiato meno o hai vomitato tutto il pranzo, tutta la cena, no. È normale perdere qualche peso nel primo trimestre, sia che sia stati bene che no. In questo primo periodo, come vi ho già detto, ed è stata una cosa fantastica per me, il seno ha iniziato a gonfiarsi, a ingrandirsi, a prepararsi. Fino al quarto mese, anche se qua stiamo parlando del primo trimestre, però
Fino al quarto mese ho avuto molta tensione al seno, non mi dava fastidio, però comunque non mi si doveva troppo toccare perché era molto molto sensibile e appunto abbastanza contratto, quindi anche questo stava iniziando a cambiare. Poi col passare del tempo si è stabilizzato e non mi ha più dato fastidio. Con la fine del terzo mese la mia ginecologa mi ha sospeso la somministrazione dell'acido folico. L'acido folico non era da sospendere, nel senso che si può benissimo prendere durante tutta la gravidanza. Io però, avendolo preso molti mesi prima di rimanere incinta, mi ha detto che non era necessario. La mia dottoressa non è tanto per questi medicinali, queste cose, ma preferisce che la vitamina B, mi sembra che dà l'acido folico, mi venga somministrata tramite il cibo. E questa io sono d'accordo con lei, infatti l'ho smessa, potevo benissimo continuare, non è stato un obbligo smetterla, però visto che io ho sempre assunto, ma sempre proprio anche prima della gravidanza, verdura, frutta, cibi sani, mi ha detto lascia perdere, che prendere questa pastiglia, prenditi direttamente più frutta, più verdura, già sei abituata, quindi fai così, e io ho fatto così. Perché si prende l'acido folico? Perché si cerca di prevenire le malformazioni al feto. Si sono fatti molti studi, si è visto che ha dato effetti positivi e non dà controindicazioni, quindi perché non far prendere questa vitamina, questa pillolina proprio microscopica per prevenire? Il primo trimestre sappiamo che è il più delicato di tutta la gravidanza, perché è il periodo in cui bisogna stare un po' più caute, un po' più attente nel fare determinate cose, ad esempio chi va in palestra, chi ha una vita troppo movimentata, troppo stressante, deve fare molta attenzione, perché per un niente si può purtroppo perdere il bambino. A volte la gravidanza sembra che abbia ingranato bene, poi si arriva al secondo mese, inizio del terzo, che si trovano dei problemini, magari per quanto riguarda la placenta, magari per quanto riguarda l'utero. Bisogna stare molto molto attenti, ecco perché di solito si aspetta il quarto mese per annunciare la lieta novella. Io ho fatto così per questo motivo, perché io ho sempre avuto molta paura nelle malattie, nelle cose brutte, e farsi troppi film in testa che poi vengono smontati così di colpo, penso che per una donna sia un'esperienza traumatica, anche se non è che hai già un bimbo formato dentro di te, però hai già un'idea, sai già che avrai un figlio. Il trovarti poi da un giorno all'altro così spiazzata, che ti dicono hai avuto un aborto spontaneo, dobbiamo operarti, che ne so, c'è una complicanza e non puoi portare a termine la tua gravidanza, credo che non sia assolutamente una bella notizia, ma soprattutto per la donna. Non dico che è una sconfitta, però è una situazione che solo se ti trovi dentro penso che si possa capire. A me fortunatamente non è capitato, però se mi fosse successo un qualcosa di brutto non so come avrei reagito. Comunque, tornando al positivo, perché questo video non vuole farvi deprimere assolutamente, però ovviamente bisogna raccontare la verità, bella o brutta che sia, ma almeno
dare un'idea generale, in questo caso dei primi 3 mesi di gravidanza. Quindi se siete in questo periodo o se state cercando di rimanere incinte, fate molta molta attenzione nei primi 3 mesi a non stressarvi troppo, a cercare di essere tranquille, a non fare troppi sforzi, perché poi dal 4° mese in poi vi potrete di nuovo riscatenare in modo molto soft, però avete un minimo più di tranquillità. Spero un po' con questo video di avervi dato qualche informazione, qualche dritta. Sapete che questo è sempre il mio intento, potervi essere d'aiuto. Poi è bello il trasmettere la propria esperienza. Sarei molto curiosa di sapere la vostra esperienza, se siete incinte, se vi piacerebbe avere presto un bebè, se avete già affrontato questo periodo. Fatemi sapere se anche voi avete avuto le mie stesse emozioni, sensazioni, avete fatto un po' più o meno quello che ho fatto io. Presto ci sarà anche la seconda parte, la terza parte, quindi vi farò il video sul secondo trimestre e sul terzo trimestre. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!